Ritorniamo ora a parlare del maestro Secondo Casadei. Nel 1928 Secondo avvera finalmente il suo sogno di debuttare con un'orchestra tutta sua. Nello stesso anno debutta anche l'orchestra del Cesenate Aldo Rocchi, compositore e musicista come Casadei, padre di Sauro Rocchi, soprannominato La Grinta, attuale batterista dell'orchestra Gramellini, ma meno nota di Casadei. L'orchestra di Secondo Casadei debutta quindi nel 1928 a Gatteo Mare al Dancing Rubicone, inaugurando la stagione estiva di questo centro turistico. L'organico dell'orchestra era formato da due violinisti, Secondo Casadei e Elmo Bonoli, dal chitarrista Giovanni Fantini, dal contrabbassista Lindo Brighi, dal clarinettista Guido Rossi, detto Poiali, e autentica novità per quei tempi il sassofono suonato da Primo Lucchi. Nel 1928 l'orchestra Casadei incide anche il suo primo disco 78 giri, con sul lato A il valzer Ricordo e sul lato B una mazurka dal titolo Capricciosa. L'orchestra di Secondo Casadei negli anni 40 si amplia e si aggiungono anche i musicisti Vittorio Borghesi alla fisarmonica, Anselmo Fenati al pianoforte e Bargossi alla batteria. In quei tempi ci si spostava in bicicletta e il più robusto doveva trascinarsi dietro un carrettino con sul contrabbasso. L'orchestra veniva chiamata a rallegrare le ricorrenze più significative del mondo contadino, quali la festa della mietitura, della battitura o della vendemmia, e il più delle volte veniva compensata in natura. Dall'aia contadina si passa ai cameroni, ai cambaron, le balere di allora, per il carnevale, il capodanno e poche altre occasioni. E anche poi partecipe di ogni momento importante della vita familiare, dal battesimo al matrimonio. Infine accompagnerà anche l'ultimo viaggio degli appassionati della sua musica. Per il prossimo brano avremo la coreografia dei ballerini dell'associazione Abenarco, gruppo Romagna Balla e Stevie Dance, che inviterei dunque ad entrare. Il dopoguerra vede l'arrivo delle musiche americane e il boogie impazza ovunque. Anche l'orchestra di Secondo Casadei è costretta a fare queste musiche per accontentare il pubblico, anche se ogni tanto provava a inserire nel repertorio un valzerino. Secondo stesso narra che durante un concerto, dopo aver detto al pubblico che avrebbe suonato un brano scritto nel 1936 per la nascita del proprio figlio, quindi anticipandolo come un brano a cui Casadei teneva molto, iniziava a suonare Giampiero e il pubblico, riconoscendo che si trattava di un valzer romagnolo, incominciò a fischiare tanto che dovette interrompere la musica per ritornare al boogie. Ascoltiamo ora proprio quel valzer dal titolo Giampiero. Ricordiamo in pista i ballerini dell'associazione Abenarco, gruppo Romagna Balla e Stevie Dance. Ahi. Adesso ultima parte.
questo era Zampiero del maestro Secondo Casadei, ballato dall'associazione Abenarco, gruppo Romagna Balla e Stevie Dance.